Luna, che abiti hai portato per stasera? Che abiti? Vestiti, cosa ti metti? Un paio di jeans, una felpa e... Ma quale felpa? Dei Moon Riders. Grande anch'io! Attenzione! Quale colore? Nera. Uguale! Guarda che c'è dietro, dei missili. Basta, adesso segue il panicale. la vedo un po' difficile, eh. Cioè, io ho sorpassato te e lui ha sorpassato me che sorpassavo te. Attento che arriva un altro missile. Tutto a posto. Deve guadagnarselo il sorpasso, non glielo concedo! Vabbè, però così non vale, eh! Cioè, scusa! Comunque era un Aprilia tuono! Maledetto! Maledettissimo! Maledetto con il triplo dei cavalli! Ma che è il triplo? Ne hanno 200 con le moto lì, eh! Il quadruplo! Ah, ecco, il quadruplo! Però guarda che non mi va mica via tanto, eh! Cioè, mi è andato via un po', ma... Ma mica tanto, eh? Guarda che son qua, eh? Cioè, oddio, son qua non è vero, però non è neanche così lontano. Basta. Basta. E che sul dritto, cioè, sulle curve me la posso anche giocare, ma appena c'ha 100 metri di rettilineo mi sparisce l'orizzonte e... Ci ho provato per divertirmi un attimo. Ma non c'è gioco. No, cioè, nel senso, non c'è neanche divertimento. Cioè, mi diverto con te perché abbia gli stessi cavalli, la stessa moto. Io so guidare meglio, ti supero quando voglio. Però non ribatte. Torniamo a fare mototurismo. Proprio passeggio. Sì. Sarà dritto, immagino, no? Sì, è dritto. Guarda che qua avanti c'era la dogana. Sì, accendi le luci e tu spegni la freccia. È spenta, perfetto. Però non sono molto convinto che fosse solo una telecamera. Meno male che andavamo strapiano. Anche se in realtà le segnalano i Velox in Francia, quindi non c'era scritto niente. Probabile che fosse solo una telecamera, che quelli fossero gli infrarossi. Sempre dritto e arriverai a destinazione. Guarda che belli. Ma fanno le sculture qua in Francia, sono artistici. Artistici? Cosa? Ah, c'è la dogana. Sì, vabbè, ma passa, è tutto chiuso. Torino? Luna, segui me, va. Italy! Mi hai assordato. Ancora? Ma è un altro camion polacco. Quanti polacchi ci sono a Briançon? Cos'è, la colonia polacca francese? Basta, cambio marcia prima che fondo. Anche perché in tutto questo il mio fedele compagno di avventura, ho sbagliato tasto, è arrivato alla bellezza di 47.153 km. Cazzo, ti hanno il Duke, tutto che... un triciclo. 47.000 km. Bravo Duke, fagli vedere che si sbagliano. E la temperatura scende sempre di più, 18 gradi. Ma se siamo scesi, come fa a scendere?
e scendi scende, e se sali sale, e non lo so, sarà che passa anche il tempo e siamo al buio da più tempo e non è più luglio e quindi la temperatura droppa di brutto, anche perché è diventata 17 adesso. Ah, ma che belle curve. Sì. E che questa, figurati, è tipo una statale. Porca miseria. Però anche se in Italia è tenuta bene. Cioè, guarda questa. Cos'è la... la... Oh. Guarda che c'è un Velox, presumo finto, però... questo mi sa che è quello dove potrebbero mettercelo... No. Cesana Clavier... Clavier? No, di qua. Occhio che c'è un bambino che sta attraversando dietro la curva. Ha attraversato. Io lo stavo investendo. Bene. Mi ha chiesto scusa lui, però. Quindi... La seconda parte della giornata... Mamma mia, bellissima. Sì, che poi è stata più la sera della giornata. Sì. Cioè, il mattino e primo pomeriggio è veramente una delusione atomica. Mamma mia. Vabbè, adesso li abbiamo fatti, sappiamo che fan cagare, non li facciamo più. Adesso sappiamo che per entrare in Francia dobbiamo fare o il Colle dell'Agnello, che era bello, o il Moncenisio. Che era bello. Dobbiamo provare il Colle di Tenda, che è più a sud. Magari l'anno prossimo, se riusciamo a fare 3 giorni, che facciamo 3 o 4, facciamo 4 giorni, va? Che almeno ce la prendiamo con calma e non facciamo sti orari. 481 minuti in moto. Cioè, 481 minuti. Sono diventato la moto. Oh là là. Avete creato una macchina. Oh là là. Tutti, amore, amore, la macchina. E non sono neanche uscito dalla mia corsia. Ah, neanche io, wow. E comanda la panda, attenzione. Cosa ne pensi? Va bene. Ok, siamo arrivati a Lux, fans. Il che vuol dire che qui sopra c'è Sado Lux, o Salice Dulzio, dove abbiamo l'hotel. Sono le 20:02. Quindi arriveremo su un hotel alle 20:20 circa. Il tempo di una doccia e usciamo a cena. Ah, magari chiamiamo un ristorante per prenotare 2 tavoli, 2 posti. Beh sì, anche da lì si dice... Intanto ce l'avranno loro lì il contatto. Sì, più che altro ricordarci il nome perché non me lo ricordo. Destra. O Lux Centro o no, Saux de Lux. E domani mattina cerchiamo di essere operativi presto, che andiamo al Carrefour a prendere o i tramezzini o le focacce o qualcosa, insomma. Va bene? Va bene. A parte che ci sfondiamo a colazione. Sì. Mangio la qualunque, speck, prosciutto, salame. La qualunque veramente. Occhio che è un po' brutto il tornante. Porca. 17.8 gradi, finalmente mi è tornato il buon umore dopo questa seconda parte di giornata che mi ha veramente emozionato. Soprattutto che l'una abbia capito la differenza tra interno e esterno nelle curve. No, però è vero, fans, quando cioè, il paesaggio è strabello, l'asfalto merita, le curve sono belle, c'è un'altra roba. Quando devi guidare facendo attenzione ai crateri per terra, cioè, come fai a divertirti? Luna, che abiti hai portato per stasera? Che abiti? Vestiti, cosa ti metti? Un paio di jeans, una felpa e... Ma quale felpa? Dei un Riders. Grande anch'io! Attenzione! Quale? Colore? Nera. Uguale! Non è vero, tu l'hai presa grigia? Forse ho preso la maglietta nera. Tu hai preso la maglia nera, perché io volevo prenderla grigia. Vedi, mi ricordo che c'era qualcosa di nero. Ho detto, no, vabbè, dopo facciamo i gemelli, no, la prendo nera. Grande. A ottobre facciamo un mega ordine e basta, io mi metto solo i miei vestiti, che facciamo noi? Ma infatti non vedo l'ora di avere le felpe. Sono belle. Sì. Beh, gira che ti rigira, siamo arrivati come l'anno scorso. Sì.
Guarda, qua c'è il supermercato. Ah sì. Vedi Carrefour. Ah sì sì sì. Ah guarda, qua c'è il benzinaio per domani. Qua c'è il benzinaio, così partiamo benzinati. Sì, appunto. E questo? Questo qua, sì. Qua dov'è? Siamo andati un po' troppo avanti. Ma il garage è lì. Sì. Vabbè, ci facciamo delle chiavi. Ci facciamo dare le chiavi del garage, il telecomando. Vuoi venire un po' più indietro, che sei proprio sul... Bene fans, siamo arrivati al nostro hotel, Serendipity Hotel, che è lo stesso dell'anno scorso. Abbiamo guidato per la bellezza di... Side Stand Down, e non me lo dice. Aspetta che sennò poi perdo questa informazione preziosissima. 492 minuti, penso sia un record. Minchia. Allora, mi sa che dobbiamo dare i documenti prima di farci dare le chiavi o no? E vabbè, vuoi iniziare? Ci parli tu che sei più... Sì. E dimmi dai documenti? Adesso Luna si registra qua, prende le chiavi, ritira le moto, ci faccia la doccia, andiamo a mangiare. Dici che devo togliermelo il casco, no? Ma no, dai, tanto che cazzo devo che... cosa devo che ti dica? Moments later. Bene fans, adesso ritiriamo le moto in garage e concludiamo qui il giro di oggi, la nostra giornata. Adesso devo fare tutto il giro per aprire praticamente. More moments later. Sì, ma secondo me è loro, non è per i clienti. Vabbè, chi se ne frega, l'importante meglio. Gli ho detto grazie 200 volte. E sì, vedi che è loro, che c'hanno qua tutte le scorte. Detto che si chiude da solo. Ah, c'è l'ascensore, possiamo andare direttamente in camera da qua. Perfetto. Come c***o fatto? Così. Bene fans, abbiamo parcheggiato le moto, il garage si sta chiudendo, la giornata dopo 494 minuti di guidato si conclude qui. Andiamo in camera a farci la doccia e andiamo a mangiare, che ho una fame della madonna. Prima chiamiamo, vediamo se hanno posto, quando hanno posto, poi decidiamo se lavarci o puzzare. Benissimo. Ciao. Ciao fans. Ciao fans, siamo arrivati in stanza, cioè in realtà è già la mattina dopo della fine del video prima. Però guardate che figa la doccia con il coso gigante. Tutti questi sassi, bandino in legno, Luna Colombo. E qua c'è tutta la roba sparpagliata. Lì c'è altra roba tutta sparpagliata. Qua pure. Qua c'è un disastro. Però il letto era molto bello, comodo anche. E questa è la vista dalla finestra. E quella è la vista che mi interessa di più, ovvero il cielo azzurro. Anche per stamattina. Vediamo un po' di nuvole.